costruire una nave come costruire una città. Questo che è in maniera ormai banale, scontata, il secolo marittimo, pur essendo l'Italia un paese assolutamente marittimo, beh, la Marina italiana è la più piccola tra le tre forze armate. E anche se l'Ucraina venisse attaccata, certamente la NATO non avrebbe la possibilità, neanche legittima, di legale, di intervenire. E certamente non credo che nessuno dei paesi della NATO vorrebbe andare in guerra contro la Russia per proteggere l'Ucraina. L'Italia, fra queste nazioni, è forse una di quelle che mandare personale in teatri di guerra, però con una certa ipocrisia, cioè dichiarando che no, per l'amor di Dio, si va in operazioni di pace. E quindi tutto il mondo occidentale, quantomeno, è andato quasi in crisi. Il problema dell'immigrazione, la strage di migranti in mare, parliamo del 2013, e da lì partì il Mare Nostrum, un'operazione durata un anno dove abbiamo tenuto in mare ogni giorno, Natale incluso, 5 navi, una decina di elicotteri e qualche aeroplano. Cos'è per lei il mare? Ma per me il mare veramente è tutto, è proprio l'essenza del pianeta, un po' come fosse mio padre e mia madre il mare, ecco.